pretendere che finisse 90 minuti correndo come correvano. Chiaramente sale Di Biagio, cerca Cristian Vieri, Thuram in anticipo, il pallone lì, Seedorf, clave! Seedorf! 1-0! L'urlo di San Siro, la San Siro nell'azzurra! Un golazzo, amici! Un super gol! C'è un entusiasmo qua! Là dentro, Di Biagio contenuto, Seedorf! Destro ancora per l'Inter. Controlla alle sue spalle allora Materazzi. In profondità il suggerimento, anticipo falloso su Clarence Seedorf. C'è calcio di punizione per l'Inter. E Conte che viene redarguito. Nel regolare la Juventus sta perdendo molte palle a centrocampo perché c'è una maggiore pressione dell'Inter e c'è molta lentezza nel passare la palla. Allora possibilità di contropiede per la Juventus, prova ad andare Nedved, c'è Zambrotta a destra, servito in profondità, uno contro uno su Seedorf che recupera, mette in calcio d'angolo. L'intervallo di tempo durante il quale la Juve ha dovuto inseguire l'Inter dopo il gol di Seedorf, non molto ma comunque importante. Seedorf protegge palla, buono l'aggancio sull'attacco di Zambrotta, buona anche pallone Zambrotta, poi ritorno di uno strepitoso Clarence Seedorf. Ancora Davids, lascia sul posto due uomini, in verticale Davids, inseguito da Seedorf. Non è neanche il caso di ricordarlo, il gol di Tudor, palla dentro per Ventola, arriva Vieri che prova a girarla, dentro per Seedorf! Quanto mai importante, Seedorf prova a spingere ancora per l'Inter, c'è sempre Seedorf, attaccato con il destro, ribattuto, prova ad arrivare a Moruso, fa prima Seedorf, buona la finta di corpo, vuole qualcuno dentro, tutte le punte di Seedorf, Seedorf, un gol pazzesco, 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 sentiamo l'urlo di San Siro. Abbiamo dato una partita straordinaria, ma a merito di questi 22 giocatori. Questo concilia il calcio, questo veramente fa veramente emozionare. Anche questo concilia il calcio, anche questo concilia il calcio. Si sono anche picchiati in campo i giocatori, però Davids va a stringere.